era il culto di San Liberante. Mio nome? Liberante. Ma ci sono nomi avolesi, Liberante? Sì. Sì, c'era Liberante l'avvocato romano. Prima era un nome diffuso, come Leonardo, perché c'erano chiese o il culto. Innocenzo anche? Sì, c'erano i santi innocenti. Nella chiesa di San Giovanni Battista c'era davanti che c'era una cappella. Senzio, no? Si come? Senzio si chiamavano. Sì, quello è, dobbiamo discutere, perché forse poi il popolo ha confuso Ascenzio con Innocenzo. Oh, okay. Ma i santi innocenti nella chiesa di San Giovanni Battista d'Aula Antica già c'era la cappella con un quadro ampiamente documentato, eccetera. Il culto di San Liberante era un culto importante sentito dagli avolesi del tempo. Un'altra chiesa della Madonna delle Grazie era a parte sotto, abbiamo detto altre volte, fuori dalle mura verso il mare c'era un'altra chiesa della Madonna delle Grazie, più piccola di questa, meno importante di questa, però si celebrava anche lì la messa, perché abbiamo la disposizione del vescovo che invita il rettore della chiesa di Monserrato, che era lì vicino, a celebrare la messa anche nella cappella di Santa Maria delle Grazie da sotto. Questa invece era importante, così importante che il marchese Giovanni d'Aragona, nei primi del 600, addirittura nel 1619, istituisce le fiere, la fiera Nundine. C'è la fiera che è aperta evidentemente non solo ai cittadini, anche ai forestieri, che si celebra in occasione della Madonna delle Grazie. È una specie di festa? La fiera era una specie di... Dove si vendevano prodotti? C'erano prodotti, c'era il resto, c'era mercato. Mercato. Normalmente, com'è che a noi c'era la fiera di San Giacomo o il di Pasqua Giure? Sì. Poi l'altra volta le dirò perché c'era il nodo che stai Pasqua Giure, che non di San Giacomo, perché non c'era stato sempre. Sempre col potere, abbiamo di loro, sempre. Anche allora era col potere, anche allora. Ma davvero, è documentato. Aspetta. Non c'è dubbio su questo. Poi vedete là dei buchi, quelle sono delle tombe, chiaramente non sono fatte naturali, sono delle tombe dell'epoca, come dicevo, dal primo titolo, che siamo nel VI avanti Cristo, e anche quelle che ci sono dietro sono anche di questo periodo, sì, sopra ce ne sono, ma anche dall'altra parte. Ora, poi scendendo qui, ve le faccio vedere dove c'è il ponte, lì ce ne sono altre. Poi ce ne sono altri che sono scomparsi, quando i nostri concittadini, quelli bravi, fecero questa strada e poi allargarono cabane, allora fecero saltare tutte cose, per cui lei sta morendo l'uovo freddo, mi pare. Sono io che morro l'uovo freddo perché sono... Quelle grotte invece sono... No, l'uovo freddo c'è più bello. Professore, quelle grotte invece periodo della guerra... No, quelle sono grotte di Aula Antica, tranquillamente, che già i nostri antenati utilizzavano, perché sappiamo che tutta l'aria questa qua era circondata da una serie di grotte che venivano utilizzate per il mercato. Quindi quando c'erano il mercato, molte di queste grotte avevano questa funzione, quindi erano grotte antichissime, possibilmente erano vecchie tombe che poi l'uomo ha riutilizzato, allargato. E quando si dice che nelle grotte ci abitavano gli abitanti, si dice una cosa soltanto in piccola parte vera. Sì, anche a Scitoli c'erano le grotte dove c'erano gli abitanti, a Modica, eccetera. Ma in genere le grotte venivano utilizzate per altri scopi. Cioè, io avevo una casa, che avevo un esercizio, facevo scappare, e ora evidentemente compravo una grotta, la sistemavo e ci mettevo il mio laboratorio per scappare, no? Come deposito, no? Anche come deposito, infatti noi troviamo negli atti che c'è messo la casa che comprende Cristo, con cripta, con la grotta. E tante volte... Ci sono tante scicli, certo che ci sono, come no. E c'è la vendita a volte proprio sul tanto. Sì, perché possibilmente la casa è stata come... Sì, abitazione. Sì, abitazione, e poi la grotta come servizio commerciale. E tante volte erano la casa di sopra, come vediamo qui a volte, la grotta, ovvero accanto. Sì. E ripeto, la grotta serviva come generalmente come attività commerciale. Sì, sì, sì. Quindi se lui era scappato, si ci metteva la sua bottega. Un laboratorio.
perché evidentemente avevo lo spazio, lo curava, lo sistema, ed era venduto, perché tante volte trovavano espressamente non solo una casa, una cripta venduta, solo la cripta, 7-11, no? Che non era una grandissima somma, ma evidentemente 7-11 era già una sommetta per una famiglia, no? E l'avevano tutti, anche gente ricca. Troviamo che avevano per esempio una casa costretta 111, e si vede gente ricca, no? C'è tutta un'ampia descrizione e poi c'è messo cum cripta, se ce n'era più di una. Molte di queste ricche, come dicevo prima, abitavano nella parte superiore qua del paese. C'era per esempio la famiglia Alfieri, una famiglia Alfieri sappiamo che abitava sicuramente in questa zona qui. E c'aveva una casa con portico, con cucina, studio. L'abbiamo tutto documentato perché, ecco, chi ce l'ha detto? Faccia te lo so. Certo, perché in base ai libri che lui ha conservato lì. C'è scritto, no? Uno sfoglia gli atti che c'è della curia della chiesa madre e c'è scritto, no? E uno trova tantissime notizie. Per esempio, c'era un tale che si chiamava Corso, guarda caso, un ballo di Avolandica. Questo Corso, questo è un auricolo preciso. Liquido proprio attuale. Specie, tante parole. Allora, e allora chi sto che ha fatto sto? Ciccio. Come? All'epoca dove abitava? Io? Che lei sembra essere un vicino di tutte queste persone che ci racconta. Cioè pare che lei conosce la casa notizia, la casa di Caio. Veramente, guarda, veramente io ho letto centinaia di documenti. Io ho qualche dubbio sulla sua età. Ti confesso che io al tempo di Adam Medeva non c'ero. Non ci credo. Questo anche allora mi hai identificato col serpente? No, ho tempo di recupero c'era, perché anche su là lo faccio fatto di Sant'Antonio. Fa posta ne sta facendo. Chiedi amico mio. A proposito di grotte anche cisterne. Sì. Ho la memoria di mio padre che negli anni 30 ha lavorato ad aggiustare, sistemare cisterne sotto quel palazzo del castello. Ma era un fenomeno molto che c'era delle cisterne. Era un fenomeno a servizio dei lino. In quel caso, ma era un fatto molto diffuso anche sulla strada. Quindi dacci una sire anche delle. Quando voi vedete, quando voi vedete sulla strada, quando voi vedete specie di grottoni che sono intonacate. Quei grottoni in genere sono cisterne. Cisterne, sì. Perché evidentemente allora poter avere l'acqua non era un'operazione semplice, no? C'erano qui ad Aula diverse fontane pubbliche, ce n'erano almeno 6 fontane pubbliche, ma la gente utilizzava molto questo sistema, per cui quando pioveva evidentemente accumulavano. No? L'estate. Quindi se c'era un assedio. Se c'era una disgrazia, la gente l'acqua l'aveva dentro. E questo è un mondo, uno se io ricordo, ragazzino, ancora da una nuova, c'era gente, Bassanotte, cose che l'avevano, alcuni di questo sistema. Sì, sì. Si distingue facilmente, ripeto, perché sono intonacate bene, sì. Quindi erano impermeabili queste, perché evidentemente anche allora fino c'erano. Fino agli anni 60 si finiva l'acqua della villa. Bravo, no. Villa perfetto, ma quello perché non c'era l'acqua, mancava l'acqua. Perfetto, la stessa cosa. Allora c'era il rifornimento dell'acqua, avveniva attraverso vari modi. Uno di questi modi era l'acqua piovana. Ma prima hanno messo le